Si chiama Fasano Live ed è il nuovo portale di informazione locale della cittadina in provincia di Brindisi. È stato presentato in piazza Ciaia domenica scorsa con una manifestazione rivolta ai giovani lettori, con il contributo del professor Achille Chillà. Notizie e approfondimenti curati da una redazione composta da ragazzi che hanno deciso di mettersi in discussione. Media partner TRCB e Radio Diaconia. FasanoLive.com, diciamo che sarà la nuova voce della città di Fasano. Abbiamo messo in campo una squadra redazionale composta da 14 elementi, parecchi dei quali già giornalisti, pubblicisti, quindi esperti del settore che hanno lavorato per altre testate locali e anche a livello regionale. Riusciremo comunque a portare online le notizie e gli avvenimenti della nostra città con un taglio nuovo, fresco, ci auguriamo vincente. E il nostro obiettivo, vogliamo portare online quella che è la vita delle aziende del territorio, raccontare i loro successi, i loro eventi, in maniera tale da poter rendere partecipi tutti a 360 gradi, sia come utenti che come fornitori di contenuti. Fasano Live sarà anche uno spazio dedicato alle aziende e alla loro visibilità. Nasce soprattutto vivendo giornalmente al fianco delle aziende, al fianco degli imprenditori, con la consapevolezza che effettivamente manca la possibilità di, diciamo, un portale dove poter esprimere le proprie esigenze, situazioni, novità, quale può essere anche un semplice cambio di attività in maniera libera, quindi non in maniera vincolata come può essere quella pubblicitaria. Quindi nasce la volontà di voler mettere uno strumento a disposizione delle aziende, dove possono avere delle persone a disposizione per poter magari redazionare, ecco, descrivere quelle che sono le loro attività, le loro necessità e poter avere quindi una voce all'interno della cittadinanza. Questo viene fatto integrandola con quella che è l'attività quotidiana giornaliera, che è sicuramente molto più seguita di un'attività aziendale. Quindi abbiamo cercato di creare questa integrazione che possa essere efficace, ma soprattutto al tempo stesso efficiente.